Saverio, innanzitutto volevo sapere che cosa ti ha attirato di più dell'idea di tradurre il romanzo in film. La pazzia, diciamo, data la quantità di lettori di questo romanzo, che accaniti che mi si rivolteranno contro e mi faranno a pezzetti, immagino. No, a me è piaciuto moltissimo del romanzo queste due immagini iniziali che erano... Secondo me lui, Paolo, è riuscito in una miracolosa impresa di rendere due immagini di dolore originario, dargli una forma, un contesto, un colore in cui tutti si riuscivano a identificarsi e perciò diventavano archetipiche. E poi la possibilità di fare una piccola epica del corpo, una piccola metamorfosi, cioè seguire il cambiamento, il percorso che un corpo ha. Lavorare sulla memoria, che poi la mia, quella è la generazione a cui appartengo io, diciamo, no? Il film è datato, 84, 91, 2001, e i protagonisti hanno la mia età. E allora la possibilità di lavorare sulla mia memoria, anche di quando ero bambino, adolescente, quasi adulto. A me è divertito moltissimo fare questo film, devo dire, nonostante la quantità di dolore che portava, per me è stata un'esperienza molto viva, molto, molto viva. Ti sei mai sentito un po' intimorito dalle aspettative? Sai, quando si porta sul grande schermo un romanzo, soprattutto così popolare, un bestseller, c'è sempre il pregiudizio da parte del lettore, no? Perché si dice sempre che il libro è più bello del film. Tu sei mai stato intimorito da questa cosa? No, io ho paura di tutto nella vita, di tutto però. Ho paura di tutto, non ho paura di fare film perché io li faccio provo a farli con purezza. E io faccio un percorso di purezza nel film, dunque non posso temere niente, non avere paura a deludere le aspettative. Io sono contento di quello che ho fatto. Di conseguenza non ho mai paura di fare un film. Ho paura di tante cose, però non è che sono coraggioso, sono disperatamente codardo, ma non nel cinema. Senti, ho trovato molto curioso l'utilizzo delle musiche che fai nel film. All'inizio apri con una musica che sembra stiamo andando a vedere un horror quasi, no? Ci sono una musica dei Goblin, hai detto, e un'altra tratta dall'Uccello delle piume di cristallo di Morricone. Come mai questa scelta così particolare? Ma perché quando ho letto il libro la prima volta ho pensato questo è un horror, per la quantità di dolore che aveva in sé, e il cinema però non si può consentire certi giri di parole, no? Come fa la letteratura, è molto più esplicito e chiaro, dunque io non potevo permettermi di rappresentare quel dolore così com'era, dovevo per forza cercare uno scarto dissacrante da qualche parte, perché altrimenti sarei diventato un pornografo, mi sarei sentito un pornografo del dolore e a non aver fatto dunque un percorso di purezza ma di disonestà verso lo spettatore. E il giocare col genere invece mi consentiva di rappresentare quel dolore senza indugiare troppo nel realismo, ma nell'immaginario cinematografico, in questo caso horror, e perciò renderlo più assumibile dallo spettatore, diciamo, meno... Questo è il mio punto di vista, poi può essere condiviso o no, naturalmente. Quindi condividi la definizione un horror dei sentimenti? Sì, l'ho data io in realtà. Ah, l'hai data tu, sì. Ok. Diciamo, sì, la condivido. Sì, non è solo quello, secondo me è anche altro il film, però a me divertiva la crasi horror dei sentimenti, diciamo.